Buongiorno amici e benvenuti in un nuovo video del nostro canale. Come sapete, siamo ad agosto e come tutti gli esseri umani, anche le band ad agosto hanno una piccola pausa vacanze. Quindi in questo mese probabilmente non uscirà nessun video in cui suoniamo, vlog in cui proviamo, eccetera, ma ne approfittiamo in questo periodo per fare dei video in cui magari raccontiamo qualche storia legata agli strumenti o strumentazione. Come avrete già visto dal titolo, vorrei parlare della marca di piatti secondo me più iconica che esista. Insomma, chi non ha mai visto il logo degli Zildjian? E ho preso ovviamente la parte in cui il logo non c'è. Ma chi non ha mai visto il logo Zildjian? Insomma, questi sono piatti famosissimi, bellissimi. Oggi volevo fare un po' una panoramica iniziando a parlare della storia, dell'evoluzione e del motivo per cui Zildjian è diventata una marca così influente nel mondo dei piatti. Quindi vi invito sin da ora ad iscrivervi al nostro canale, commentare dicendoci se questo video vi è piaciuto e suggerendoci magari qualche argomento su cui vorreste sentirci raccontare la storia e di mettere un mi piace a questo video. Quindi partiamo con la storia dei piatti Zildjian. Iniziamo dalla storia lunghissima, centenaria dei piatti Zildjian, che è anche una storia familiare. E partendo dal 1623, ovvero quando Avedis Zildjian I fonda il marchio di piatti Zildjian. Lo fonda a Costantinopoli, che è l'odierna Istanbul, e la Zildjian rimane a Costantinopoli fino al 1909, quando Avedis Zildjian III migra a Boston. A quel punto però il produttore di piatti Zildjian si divide in due parti, perché Avedis Zildjian III parte e va a Boston, mentre Cherope Zildjian rimane ad Istanbul. E da qui nascono due fabbriche di piatti separate. Quella americana di Avedis si chiamerà Avedis Zildjian Company, mentre quella di Cherope si chiamerà Cherope Zildjian Istanbul. Arriviamo quindi fino all'inizio degli anni 30, quando Zildjian Avedis diventa un produttore di piatti molto influente nel mercato mondiale, introducendo delle vere e proprie innovazioni per l'epoca, ovvero gli hi-hat, i crash e i piatti ride. Grazie a queste invenzioni, Zildjian diventa un'industria globale. Abbiamo quindi due Zildjian produttori di piatti che viaggiano parallelamente e da due capi del mondo differenti, fino al 1968, quando Cherope Zildjian viene assorbita dalla Avedis Zildjian Company di Boston. Veniamo alle serie principali. Ovviamente le serie che Zildjian produce, che ha prodotto e non produce più, sono tantissime. Io ne elencherò qualcuna, ovvero le principali, quelle serie che sono rimaste o hanno fatto la storia. Quindi partirei con la serie originale Zildjian, ovvero la serie Avedis, chiamata anche serie A. Qua ne ho uno che è il mio. Sono i piatti che ricalcano la prima serie originale di Zildjian e sono piatti che sono fatti in bronzo fuso e possono avere una finitura sia tradizionale come questa che brillante. Ovviamente in base alla finitura cambia il suono. I piatti della serie A con finitura tradizionale, ovvero come questi, sono chiamati Armand Zildjian e hanno un suono più scuro, mentre i piatti con finitura brillante sono gli A-Custom, che sono piatti che sono diventati famosissimi negli anni 90 e 2000 e hanno un suono molto brillante, molto esplosivo e visivamente si presentano non opachi come questi, ma con una finitura appunto brillante e lucida. La seconda serie di cui vi voglio parlare, ed è quella che posseggo anch'io effettivamente, sono gli Zildjian K, ovvero quelli che richiamano i piatti di Cherope Zildjian. Sono piatti molto scuri, martellati a mano e molto riconoscibili e con una forte personalità dovuta al loro sound tipicamente molto scuro. Sì.
Ovviamente anche per la serie K di Zildjian esistono un sacco di linee diverse, io ne citerei due che secondo me sono le principali. La prima è la K Custom, la seconda linea di piatti della serie K sono i Cherope e i Costantinople, o Costantinople, insomma è sempre un casino dire sti nomi. Secondo me è bellissima, anche lei ha una complessa martellatura a mano ed è una linea di piatti che richiama le sonorità di inizio Novecento. Ma perché tutti hanno visto questa scritta almeno una volta nella vita? Perché i piatti Zildjian sono stati usati da tantissimi batteristi di generi musicali anche completamente diversi. Questa secondo me è la caratteristica più importante di Zildjian, quella che l'ha fatta grande, ovvero il sapersi adattare alle varie epoche e il sapersi adattare ai vari stili musicali differenti. Infatti i piatti Zildjian sono usati nel jazz, nella musica pop, nel rock, nel metal. Alcuni esempi di batteristi che usano o hanno usato Zildjian. Faccio pochi nomi perché sarebbe un elenco lunghissimo e anzi, visto che ce li ho scritti, me li leggo. Ringo Starr dei Beatles, Ginger Baker dei Cream, Travis Barker dei Blink 182, Dave Grohl e Taylor Hawkins, Dave Grohl ovviamente già in epoca Nirvana, Buddy Rich, il mio mito Roger Taylor e l'altro mio mito Ronnie Vannucci Jr. dei Killers. Insomma, un sacco di batteristi di generi con stili differenti hanno scelto i piatti Zildjian. Bene, questa era la storia dei piatti Zildjian. Io sono un felice possessore e li uso e da quando li ho comprati non li mollo più. Spero che questo video estivo vi sia piaciuto. Noi ci vediamo fra qualche giorno con un nuovo video. Ricordatevi di mettere like a questo video e di iscrivervi al canale soprattutto. Alla prossima, ciao!